Salve a tutti ragazzi, qui TTD, ben ritrovati sul mio canale. Siamo qua su Dragon Ball Z Dokkan and Battle, versione JAP, per provare e fare anche l'ultimo video per oggi, ragazzi. Non ce la faccio veramente più. Detto questo, ragazzi, siamo qua per provare Gogeta Super Saiyan 4. Come ho iniziato il video per Gogeta Super Saiyan Blue e i Blue Boys, chiamiamoli così, non vi scannate nei commenti, perché tutte e due le carte sono letteralmente identiche, o più in culo, le migliori LR del gioco. Quindi, iniziato così il video, partiamo con Gogeta Super Saiyan 4 e Goku e Vegeta Super Saiyan 4 con il loro showcase. Ovviamente, come ho fatto anche per Goku e Vegeta 4, ragazzi, appena entrano in campo ci godiamo l'animazione. È un'animazione ultra, la chiameremo così perché effettivamente è quello. È la Ultra Animation quando li avete in team. In team e basta. È la loro Ultra Animation di Legends, no? Identico, ma fatte molto meglio, ragazzi. Non è un 8 al Legends questo. Non è un 8 al Legends, però sono fatte molto meglio. Eccoci qua, finalmente. Li possiamo provare. Allora, li giochiamo insieme a Goku 4 e Goku LR. Fondamentalmente questa è la combo. La vera combo però per tutte e due le carte è che uno di loro rimane a Super Saiyan 4 e l'altro diventa Gogeta. Ok, questa è una cosa che è importante dire. È la loro vera combo. È giusto dire quello che è. La loro combo migliore sarebbe quella. Parliamo però finalmente della carta nel mentre che la proviamo, ok? Nel mentre che la proviamo parliamo della carta e di quello che riesce a fare. Come dicevo per Gogeta sono alla pari, identiche praticamente anche. Abbiamo dalla 12 Raises Attack Death causa Colossal Damage, dalla 18 Raises Attack Death Mega Colossal Damage. Passiva hanno l'animazione quando entrano ovviamente. E poi abbiamo guardia attivata contro tutti gli attacchi dal primo turno in cui appaiono. Attack Death 77% e Additional KP 1 per Type Key Sphere obtained per 7 turni dalla loro prima apparizione. Attack Death 120 all'inizio del turno. Gain Additional KP 1 per Type Key Sphere obtained. Tanto shotteranno tutto, ragazzi. E in più abbiamo chance to perform a critical hit 7% per Rainbow Key Sphere. Rainbow Key Sphere obtained. Perform un additional super attack quando il key è 20 o più. Attacco super efficace quando sono in 24. Bene, questa è la carta, possiamo divertirci. Questa è la tonazione invece che terrò di qua, proprio per farvi vedere un problema che secondo me ha un attimino sta carta. E non capisco perché sia così. Dopo è Gogeta, con chi non linka? Hanno deciso di fare una cosa che sinceramente non mi so capacitare io. Sì, non vuol dire che fa schifo. No, è solo che è strano. È strano per me. Goku e Vegeta Super Saiyan 4 appena vanno a Gogeta non cambiano i link. Non cambiano i link, quindi non ha la roba dei fusion. Non ha senso. Non l'ho ancora capita sta cosa. Perché? È una fusione. È da un lato meglio, perché effettivamente ci rannate dietro Goku Super Saiyan 4 LR o Goku Super Saiyan 4 STR, no? Però mi fa strano. Ma è diventato Gogeta? Non è Gogeta. Vabbè. Come abbiamo fatto per lo showcase di Goku e Vegeta God, non li trasformiamo subitissimo, ok? Giusto un attimino. Questa LR la trasformeremo dopo, ok? Al prossimo turno la trasformiamo questa. Invece l'altra la teniamo per un pochino, giusto per farvi vedere cosa succede quando una stacca, l'altra ovviamente la trasformate subito e fate le robe. Un'altra cosa, lo dico ormai da tanto tempo, non sono un amante di Gogeta 4. Non giudico la carta perché è Gogeta 4, ok? Giudico la carta perché è una carta di Dokkan, è OP, fine, lo dico. Ma non mi piace Gogeta 4. Questo era un attimo giusto da dire. Non mi piace Gogeta 4, ragazzi. Non ci trovo nulla di interessante in tutto quello che sto vedendo qua. Le animazioni. Non mi piace. Ragazzi, vi sto parlando della carta in sé, ok? Lo voglio far subito chiaro perché sennò arriva... ma no, dici che fa merda perché ti fa merda Gogeta. No. A me non piace Gogeta, però la carta è un mostro. Fine, cioè... Poche palle. La carta è un mostro, eh. Che cazzo dite?
Allora, lo trasformiamo perché è arrivato il momento di trasformarlo. Questo qua l'avevo detto, lo trasformiamo un attimo il turno dopo e siamo a posto. Fusione. Non so cosa gli hanno fatto alla testa di Goku. What the fuck? Eccolo qua, Gogeta Super Saiyan 4, lo possiamo finalmente provare. E sì, come vi dicevo, non ha senso. Ma perché? Ma perché non dovrebbe linkare con Gogeta 4? È una cavolata per me, però è proprio no sense. Linkerebbe fondamentalmente meglio così, ok? E linka meglio con i Super Saiyan 4. A prescindere qual è il Super Saiyan 4 che usate, linka meglio con loro. Perché non ha senso. Kit è cambiato. Greatly Raises Attack Def per un turno e Colossal Damage dalla 12. 18 è un Massively Raises Attack Def per un turno. Causa Mega Colossal e abbiamo il Nullifica l'azione, una singola azione del nemico, quindi uno di questi attacchi verrà nullificato. Passiva abbiamo Attack Def 177, Additional Ki più 2 per Type Ki Sphere, Chance to Perform a Critical Hit and Damage Reduction 7% per Rainbow Ki Sphere. Abbiamo gli attacchi super efficaci contro tutti. Medium chance di performare un critical hit, high chance di performare un additional attack, high chance to nullify enemy super attack, encounter with tremendous power. Non ha condizioni di chi questa e basta, fine, solo quello. Non ha condizioni di chi questa. Non la rende... Voglio subito far notare una cosa. Questa roba non rende questa carta migliore in tutto per tutto o anche un minimo migliore di Gogeta, l'altro. Goku Vegeta Blu. Sono identici, ragazzi, sono veramente identici. Chi sta discutendo su chi è meglio che peggio, ragazzi, sono identici, sono veramente identici. Cioè, non c'è nulla di diverso, ok? Sì, questa praticamente non ha le restrizioni. Restrizioni è una parola sbagliata. Non ha il fatto che dovete avere 20 chi, dovete avere 16 chi. Ma non cambia niente, l'altro... Cioè, tutte e due, se fossero stati identici... Identiche le cose, non sarebbe cambiato niente. Ok, perché effettivamente vanno tutte e due in 24 permanente. È una roba ridicola, ma tutte e due vanno in 24 chi fisso praticamente. Quindi, sì, boh. Non c'ha le restrizioni di chi per attivare la passiva. Però non cambierebbe niente se ci fosse. Ok, questo lo teniamo così ancora. Questo lo teniamo così in questo modo, ragazzi. Ovviamente questo faremo un pochino meno danno perché non sta linkando con un LR, eh? È giusto da dire. Dopo la trasformiamo alla fine questa, ok? Tra parentesi, sì, sesto turno Goku Super Saiyan Int, sì. Sì, questa è la potenza di tutti e due i team, è ridicolo. Ridicolo è la parola esatta. È ridicolo veramente, sono delle belve. Vorrei anche tanto attivare l'Active Skill. Sono sincero, vorrei tanto attivare l'active skill. Ma è dura. Il content di oggi non permette di fare queste cose. Non lo permette. Non lo permette. Bisogna vedere con la Ultimate Red Zone quanto cambierà la cosa. Però content di oggi non permette di fare tutto. Ok, forse rimane in vita. Buono. Buonissimo, perché così ci godiamo l'active skill dopo, ragazzi. È anche l'ora. È anche l'ora di vederla. Perfetto. Active skill, ragazzi. Godiamocela. Anche questa. Con i buffer anche. Vi lascio vedere anche il Chaos Screen, perché comunque ce l'ha. Quindi godetevelo a pieno. Eccola qua. Anche questa proviene da Fighters. Anche questa proviene letteralmente da Fighters. Tutte e due active skill della Madonna. Poco da dire. Poco da dire, ragazzi. Poco da dire. Ok, è l'ora di trasformare anche il nostro Gogeta di qua. È arrivata l'ora, ragazzi. L'abbiamo fatto boostare un pochino di più ed è giusto che lo proviamo. Fine. Trasforma. Sì, l'unica cosa che veramente mi... No, cos'è con la testa a Goku? No, mi fa troppo strano. È l'unica cosa che ho veramente contro tutte e due le carte. Cos'è con la testa? No, cos'è?
No, fa troppo strano. Mi fa veramente troppo strano. È come Goku Super Saiyan 3, tutto bellissimo, ok? Tutto bellissimo, gli diamo queste. Tutto bellissimo, ma c'ha quel mento magico. What the fuck is going on con quel mento magico? Totalmente random. Qua ovviamente non abbiamo Legendary Power. Io non vi sto facendo vedere la Death, però ragazzi non serve a niente che vi faccio vedere la Death. Lo dico chiaramente. Sono carte che stanno su 500.000 Death. Basta. Cioè, l'ho detto, basta. Non ha senso neanche dirlo. Non ha veramente senso neanche dirlo. Stanno veramente su tutta quella Death. Non prenderanno mai danni. Nessuno dei due prenderà veramente mai danno. È una roba ridicola. È veramente ridicola. Ha nullificato un'azione, ovviamente. Buona la special qua. Niente counter. Peccato, vabbè, quella è randomico, ragazzi. Se me lo counter, me lo counter. Se non lo fa, non è un problema. Quello che dicevo. La stessa cosa. Se non sbaglio, prima da Gogeta Blu abbiamo preso la special prima di tirare la 18. Quindi sì, ha preso 160.000. La tirava dopo, prendeva 20. Ripeto, io non vi sto facendo vedere la def, ma non serve a niente, ragazzi. Non serve assolutamente a niente vedere la def. Ne hanno troppa, fine. Sono le due carte più forti del gioco. Basta. La top 3 al momento è loro due alla pari. Quindi in realtà è numero 1 loro due. 2 c'è Frieza. 3 c'è o Goku Super Saiyan o Migat. Fine. Proprio fine. Non c'è discussione da fare. Queste due carte sono letteralmente così forti da prendersi tutte e due, secondo me, lo spot. Tutte e due si prendono lo spot di miglior carta del gioco. Fine. Fine proprio. Comunque ecco qua i link. Quello che dicevo, linka meglio con le Super Saiyan 4 LR o Super Saiyan 4 Goku. Non con Gogeta, perché c'è le robe del fusione. Non ha senso. Beh, veramente non ha senso quella roba. Perché finalmente Gogeta Int poteva ritornare un pochino più in auge. E invece no. Preferisco giocare i Super Saiyan 4 Eza a sto punto. Sono meglio. Da 12 key. Abbiamo finito qua. Lo showcase è finito. Come per Gogeta, lo dirò, è più forte di me, ma c'è Gogeta Blu comunque. Come comunque per gli altri due, sono letteralmente troppo OP. Gli showcase dureranno sempre così poco. Fine. Non ci posso fare niente, sono troppo OP ste carte. Sono veramente troppo OP, ragazzi. Detto questo, è stato un piacere. Grazie mille per aver visto il video. Io spero il video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, commentate. Se siete nuovi sul canale, considerate l'iscrizione. Noi ci becchiamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.